La legge. Che cos'è la reincarnazione? Commento. La legge di reincarnazione è stata ripresa da diversi teologi del primo cristianesimo, tra i quali Origene di Alessandria. Secondo la sua concezione, l'anima vive varie vite successive, finché illuminata e pura, è pronta ad accelerare la salita verso il paradiso. Queste idee furono dichiarate blasfeme e condannate dal Papa Anastasio nel 400 d.C., nel Concilio di Costantinopoli. Ciononostante, nel 553, un certo numero di sette cristiane continuarono a credere nella reincarnazione. Ebbero una particolare influenza e lunga tradizione i catari della Francia meridionale. Benché perseguitati dalla Chiesa cattolica per eresia, i catari resistettero fino alla metà del XIII secolo, quando molti di loro furono uccisi dai cattolici. Dopo che lo spiritualismo si diffuse in America e in Europa, Allan Kardec, coordinatore della prima medianità organizzata, cominciò a sostenere che le reincarnazioni erano necessarie affinché l'anima potesse raggiungere la perfezione. Un'importante, se non essenziale, divulgatrice della reincarnazione nel XX secolo fu la medium Elena Petrovna Blavatsky, la quale fondò la società teosofica attingendo dalla spiritualità orientale il principio secondo cui lo spirito raggiunge l'evoluzione attraverso la reincarnazione.